Cari amici del buongiorno, sono le 6:40 del mattino, mezzanotte e 40 del 17 di agosto, sabato. Andiamo a fare un'analisi come di consuetudine sulle nostre materie prime per la settimana che va dal 19 al 23 di agosto, la settimana dove l'oro ha tenuto testa, dove abbiamo avuto ancora le commodity, molte commodity restare ancora in rosso. Ma partiamo con le performance. Guardate il natural gas che ha fatto un bel 3,92, il legname un 3,47, il cotone, il palladio, il gold e il silver, e sono quelle che hanno fatto le più alte performance. Tutto il resto vedete che è stato in negativo, in rosso, una settimana dove le commodity continuano ancora a stare su rosso. Però adesso andiamo a vedere quella che è la cosa più importante. Partiamo dal CRB che ci dà moltissime informazioni. Il CRB, che è l'indice si chiama l'indice delle commodity, vedete che una settimana dove aveva fatto una pin bar, una finta pin bar, vedete che non è riuscito a salire. Vedete che io avevo detto che la partita si giocava tra questo minimo e questo massimo. Vedete che siamo ancora in una fase short. Per il momento ha rotto la trend line. E vedete che se dovesse rompere quei 167 potrebbe andare a prendere i 155. Comunque rimane short, non ci sono le condizioni per il momento per entrare. Poi il corn, guardiamo il corn, partiamo col corn. Guardate il corn cosa ha fatto questa settimana. Dopo aver fatto questo doppio massimo, vedete che questo doppio minimo qui, vedete, c'era una candela di indecisione. Vedete che scende. Guardate che dopo aver fatto questa salita, vedete come niente da fare, è ritornato a ribasso. Potrebbe andare a riprendere questo 329. Vedete che anche qui ci segnano come si chiama, il negativo. Qui sul corno suggerisco di non fare niente, non ci abbiamo le condizioni per andare. C'è un grande candelone, si potrebbe andare a riprendere, però il trend di fondo rimane short. E vedete che qui adesso non ci abbiamo, meglio restare qua, non ci sono le condizioni per poter entrare. L'argento anche lui, una settimana dove ha fatto questa bellissima performance, vedete che continua al rialzo, non ci sono, ha chiuso con una candela, diciamo una specie di doji, qui rimane tutto al rialzo, inutile entrare al mercato. Possiamo mettere come prossimo target, eccolo qua, lo vado a mettere, il prossimo target potrebbe essere questo, vedete che ha 17,67. Anche qui per il momento trend rimane long, e qui suggerisco di chi non è entrato di aspettare, di andare in H4 e vedere quando è il miglior momento per poter entrare. Il cacao che lui invece, attenzione, rimane la sua performance short. Vedete che niente da fare, rotta la trend line. Vedete che settimana scorsa aveva rotto la trend line, avevo detto che se rompeva questo minimo continuava. Vedete che è andato a prendere questo forte supporto. Per il momento però per me il target sarà qua a 1905. Questa candela che ha fatto questo grande candelone, vedete che non è riuscito a superare 2575 e è ritornato ancora a short, e questo sarà il prossimo target. Qui ci sono tutti gli ordini. Poi lo zucchero, lui invece, anche lo zucchero, guardate, lo zucchero, niente da fare. C'era stata una pin bar la settimana scorsa, una pin bar che ingannevole. Vedete che il trend rimane comunque short, non ci sono, ha fatto questo doppio minimo. Attenzione, qui per il momento niente da fare, secondo me è inutile entrare al mercato adesso, perché vi faccio vedere anche come si chiama, il motivo, perché il nostro, come si chiama, il nostro, scusate, il nostro zucchero, il minimo che è partito da questo, vedete, il minimo sarebbe qua, è partito da questa pin bar. Vedete che se contiamo le nostre candele, vedete che siamo ancora alla 46esima, c'è ancora tutto lo spazio per poter scendere. E mio parere personale, suggerisco di aspettare, di stare flat sullo zucchero, che soprattutto se guardate lo zucchero, vedete che siamo in una fase, guardatela qua, di lateralità. Per il momento non ci sono le condizioni per poter entrare. Poi sul copper, il copper, una settimana anche lui, attenzione sul copper, c'è questa pin bar, attenzione, guardatela qui questa pin bar.
qui potrebbe continuare a scendere. Il copper ha rotto la trend line, vedete che questo minimo ha tenuto, la trend line ha tenuto, anche qua il trend per me rimane ancora short e potrebbe andare a prendere i 2,57 o anche a prendere i 2,47. Per il momento staremo a vedere, per il momento aspettiamo e non facciamo niente sul copper. Poi un caffè che anche lui, caffè che ritorna, vedete, andiamo a metterlo sul mensile e poi sul settimanale, eccolo qua, scusate dell'interruzione, vedete che il caffè, guardatelo bene cosa è stato fatto, il caffè, niente da fare, sta continuando la sua discesa, vedete che aveva fatto questo minimo, si pensava di una ripartenza, invece vedete che qui non è riuscito a superare i 112 e è ritornato ancora in ribasso. Attenzione però al caffè, perché il caffè potrebbe ingannarci, vedete che qui vado a togliere questa, salvo, scusate. Qui, se dovesse rompere la trend line, il caffè rischia allora di continuare a scendere, di ritornare a 92. Attenzione, perché siamo su un forte supporto, però per me il trend rimane ancora short e qui non faccio niente, aspetto di vedere che cosa succede. Abbiamo fatto il caffè, andiamo a vedere la soya bean, la soia, anche lui la soia, niente da fare, la soia, anche lui questa settimana. La soia continua anche lei a fare le sue performance negative, come quasi tutte, come tutte le materie prime. Vedete che la soia ha fatto questa candela qui, vedete che è una candela negativa. Vedete che ha chiuso 873, siamo ancora sotto, vedete che qui voglio solo vedere questo è il 5, qui c'è una doji, qui non faccio niente, c'è incertezza, per il momento trend per me rimane ancora per il momento short, non penso, questa non è una pin bar, è una doji, qui suggerisco di aspettare, vedete che aveva rotto questa trend line e per il momento qui suggerisco di aspettare, di non fare niente perché siamo anche poi, se guardiamo bene, anche qui siamo in una fase, guardate, di lateralità. Vedete che sulla soia per il momento questo prezzo qui sta tenendo forte supporto, forte resistenza e per il momento trend rimane ancora per me short. Poi il cotone che vedete che anche il cotone rimane ancora in una fase di short, però attenzione perché il cotone potrebbe adesso dov'è? Eccolo qua. Il cotone, attenzione, si potrebbe tentare un long. Vedete qua, ha fatto una pin bar. Qua potrebbe, c'è cioè un doppio minimo, qua si potrebbe rischiare e fare un long e andare a prendere questo come primo target, questa candela qua. Vedete questo qua e poi ha magari anche la media 50. Per il momento qua ci potrebbe essere, attenzione, la ripartenza, attenzione da monitorare il cotone, bisognerebbe andarlo a vedere sull'H4. Poi dopo il cotone abbiamo il petrolio, eccolo qua il petrolio, un petrolio che lui, vi ricordate, la settimana scorsa c'era stata la pin bar. La pin bar che mi ha pagato, poi avevo splittato e mi ha preso lo stop a pari. Vedete che qui trend comunque adesso ha fatto un'altra pin bar. Anche qui potrebbe adesso ritornare a prendere questo minimo. Vedete, questo è un minimo importante. Dovesse rompere, potrebbe ritornare qui a toccare il minimo del precedente a 50 dollari. Poi andiamo a vedere, abbiamo fatto il petrolio, andiamo a vedere adesso il, scusate, dopo il petrolio abbiamo il petrolio e l'oro, l'oro che anche lui, come l'argento,
continua il rialzo. Per il momento trend non ci sono parole, è solo long, continua a salire. Da monitorare, adesso è chiuso con questa candela, potrebbe essere una pin bar, però attenzione, qui suggerisco di monitorare sull'H4, ci potrebbe stare un ritracciamento. Per il momento attenzione qui, da monitorare, però per me il trend di fondo rimane ancora long. Poi dopo il petrolio, l'oro. Andiamo a vedere l'Orange Juice, eccolo qua l'Orange Juice che al momento si trova in una fase laterale. Vedete che l'Orange Juice, inutile è per dire, non si può fare niente, non ci sono per il mio momento le condizioni per poter entrare. Vedete qua, fase di lateralità, short, qui lasciamo stare e aspettiamo. Poi dopo l'Orange Juice andiamo a vedere il Wet. Allora, il Wet, eccolo qua, vedete che anche lui dopo una settimana aveva chiuso con una doji inside, è ritornato a ribasso. Vedete anche qui, per il momento anche qui suggerisco di non fare niente, non ci sono le condizioni per poter entrare. Qui potrebbe ritornare ancora come la soia, a tornare a ribasso, niente da fare. Tutto rimane short. E terminiamo con, dopo la soia, il gas. Il gas che io settimana scorsa avevo detto che ero entrato sull'olio che mi ha pagato, il gas sono in profitto. Vedete che ha fatto questo, io ho lo stop piccolo qua. Per il momento trend rimane ancora per il momento incerto, laterale, potrebbe stare laterale ancora per un po', vediamo cosa succede. Per il momento c'è tanta incertezza anche sul gas. Io vi ringrazio ancora, oggi qui a Bali, cioè in Indonesia, c'è l'Independent Day, vi auguro ancora a tutti un buon weekend, riposatevi e ci sentiamo lunedì per le solite analisi. Grazie ancora, seguitemi sempre.